sabato andrà in scena il carnevale a Fossombrone, un carnevale rivisto ma che ha sempre l'allegria alla base del suo DNA. Esatto, quest'anno ci sono io come organizzatrice, mi è stato chiesto di poter prendere in mano questa situazione. Lì per lì c'è stato un po' di titubanza, perché comunque anche se gli eventi si fanno tanti, il carnevale sinceramente mi mancava, però grazie all'aiuto di persone che mi hanno affiancato come la Daniela Signoraci, commercianti, Proloco, amministratori e naturalmente ristoratori, siamo riusciti a rimetterlo in piedi, un carnevale che sarà sicuramente all'insegna del divertimento, non solo dei grandi ma soprattutto dei più piccoli, con degli angoli dedicati proprio a loro dove potranno dare estro alla loro fantasia. Che cosa ci sarà? Chi verrà da voi e a che cosa assisterà? Sicuramente si divertirà moltissimo, perché ci sarà una sorpresa per tutti i presenti che non voglio svelare, ma vedrete voi il 2 marzo se ci verrete a trovare. Naturalmente abbiamo i nostri carri allegorici, i gruppi mascherati, il lancio di caramelle e sicuramente però vi piacerà la sorpresa che ho in mente. Il ballo anche farà parte del corso, i bambini, insomma sarà un coinvolgimento a 360 gradi. Esatto, e io mi auguro che le persone che vengono si divertano, che possano passare un pomeriggio alle spensieratezza, visto che i problemi ce li abbiamo tutti, chi più chi meno, e naturalmente sì, volevamo fare un balletto che coinvolgesse un pochino tutti. Però ti dico, non voglio proprio svelare tutti gli arcani nostri. Una cosa che posso dire è che ringrazio vivamente i carristi, senza di loro il carnevale non esisterebbe, loro che notte e giorno sono dietro ai carri allegorici per poterli addobbare al meglio, per poter far piacere alla gente quello che propongono, quindi levando tempo non solo a loro stessi ma anche alle loro famiglie, quindi li ringrazio vivamente. Diamo un appuntamento per gli amanti e chi vuole venire a vedere il carnevale a Fossombrone. Bene, allora vi dico a tutti, vi aspetto il 2 marzo dalle 3 del pomeriggio nel nostro bellissimo corso all'aperto di Fossombrone, dove ci sarà veramente da divertirci, quindi vi aspetto tutti, non mancate, quello è il verbo principale che ci deve essere.